spesso sono noiosi mi viene da dire che umberto eco è il professore che tutti avremmo voluto avere per tanti motivi anche non solo per la complessità e densità di quello che ci dice ma per la chiarezza e la vivacità con cui è sempre riuscito a dirlo da tantissimo tempo e io mh, so che bisogna rompere il ghiaccio è difficile per voi forse domandare subito di cose da chiedere ne ho veramente tantissime e forse partirei da questa, cioè, mi sembra che dopo ormai 50 anni la coppia apocalittici integrati tiene prodigiosamente, meravigliosamente, anche se va ovviamente rimodulata. Eh, e io la pongo su un altro versante. Ci sono due libri recenti, quello di Carr e quello di Reingold, che si interrogano su internet, uno dicendo forse internet rende stupidi e l'altro invece dicendo perché la rete rende intelligenti. E allora mh, di tante cose parliamo anche a lezione a proposito delle nuove potenzialità, dei pericoli legati anche a questa eh, società della rete in cui tutti viviamo e da cui siamo, non so se dire liberati o oppressi, perché ho l'impressione che le cose un po' si, si incrociano. E eh, vorrei sapere un po', ecco, lei come vede questa situazione che si crea nel momento in cui... Uh, per citare Castells, la nostra vita è ibridata dai media più che mai, tutti ci portiamo in tasca degli oggetti che sono non più dei telefoni. Lei no, ma quello grazie. Quasi tutti, qual qual qualcuno non si distingue anche per questo. Come la vede? Cioè, qual è la condizione del soggetto di una società che ormai è una società quasi mondiale? Sì, c'è cioè il digital divide, ma con le reti wireless. Ormai eh, il collegamento arriva quasi dovunque, davvero. Allora, internet ci rende stupidi, internet ci rende intelligenti. Eh, I miei colleghi e studenti di Bologna hanno voluto fare un'altra un settimana un seminario per il cinquantesimo. Allora, eh, così mi sono accorto che lo hanno riletto. <ride> Ma eh, perché è, è, è un libro in gran parte superato pensate che si parlava della televisione quando la televisione era una cosa con un solo canale dove alle nove di sera davano o eschi lo pirandello <ride> quindi anche le proiezioni eh, sul futuro eccetera erano così eh, diverse da quelle che, che, si possono, che si possono fare adesso quindi chiuso con, con apocalittici integrati quindi non solo sono cambiati i mezzi, ma è cambiata anche questa opposizione che allora si faceva tra apocalittici e integrati. Ma più che altro, non tanto tra apocalittici e integrati, perché anche oggi ci sono quelli che dicono io non, non tocco mai il computer è, e quelli che invece campano soltanto di, di Twitter, eccetera. Era piuttosto che a quei tempi c'era... Ancora l'opposizione per una cultura alta e una cultura bassa. E allora gli apocalittici difendevano i diritti della cultura alta contro eh, l'invasione della cultura di massa, eccetera. Direi che era già cominciato, forse quando io scrivevo Apocalittici o poco dopo, con la poparta. C'è stato oh, un incontro delle. Non si poteva, oltre un certo momento non si poteva più eh, dire se qualche cosa fosse cultura popolare o, o cultura d'elite. Cos'era Charlie Brown? Era per i filosofi o per i Netturbini, per, per così dire. E io mi ricordo un musicista contemporaneo, Henri Pousseur, che parla, avanguardia musicale, che parlando dei Beatles, diceva, essi lavorano per noi. E io gli ho detto, sì, ma però voi lavorate per loro. C'era già un, un incrocio tra, tra cultura popolare e cultura alta, che è andato sempre più eh, complicandosi. Sì, complicando. Va bene, chiuso l'argomento e quindi le, le differenze che ci, che ci separano dalle, dalle polemiche di quel tempo. Per quanto riguarda invece il momento attuale, ecco, lo potremmo vedere in, in opposizione a quello di 50 anni fa, perché 50 anni fa eh, nasceva, no, era nata, quando esce Apocalittici Integrati, era nata da dieci anni la, la televisione, come poi avrebbe ampiamente notato e teorizzato un linguista come Tullio del Mauro, la televisione ha insegnato la lingua agli italiani. Eh, prima di allora eh, solo un'elite parlava eh, italiano, il resto era, era dialetto, eccetera. Oppure pensate a quello che ha fatto il maestro Manzi, eccetera. E allora eh, si potrebbe dire che a quei tempi la tele, prendiamo la televisione come un modello massimo di, di mezzo di massa come oggi sarebbe... Internet faceva bene ai poveri e faceva male ai ricchi. Poveri e ricchi non nel senso del censo, ma nel senso del, della cultura, dell'informazione. Ecco, qui noi siamo tutti ricchi, ecco, anche se anche chi non ha un, un, un soldo in tasca. Eh, e allora la televisione faceva bene ai poveri che finalmente avevano accesso alla lingua, o appunto, quando, quando dico che facevano Pirandello alle 9 di sera. Eh, pensate per quanta gente era una rivelazione o sceneggiavano i promessi sposi eccetera e faceva male ai ricchi quali stando troppo in televisione non andavano più ai concerti eh, o cose del genere internet è esattamente l'opposto fa male ai poveri e fa bene ai ricchi fa bene ai ricchi perché noi eh, che siamo ricchi sappiamo navigare selezionare l'informazione, prendere quello che serve, quello che non serve. I poveri, che vanno da, da un ragazzino di, di, di 13 anni a, a un grillino di, di 30, eh, e, e invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazione. E io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna. Differenza tra il New York Times della domenica e la Pravda. La Pravda celava le notizie, il New York Times della domenica aveva ancora 600 pagine circa tra supplementi. E se uno, anche se uno, il rito della mattina, la domenica sedersi su una panchina a New York e dice vabbè real estate, niente nel cestino, sport. Anche facendo così. Una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto. Quindi, anche se dà delle notizie importanti, non lo si saprà mai. Quindi, come la Pravda? Ecco un po'. La storia <coughs> di internet è questa: l'abbondanza dell'informazione eh, rende l'informazione nulla. Anche perché nel New York Times della domenica uno sa selezionare, ah, beh, questo è il supplemento letterario. Lo tengo, questa è la parte politica, eccetera, questo invece è moda. Non, eh. Mentre su Internet non c'è questa, questa distinzione. Per cui i, il vero problema della scuola dico di domani, ma dovrebbe essere di oggi, è, è insegnare eh, a decimare le notizie, a selezionare ma neanche i professori sanno farlo o sono preparati. Quindi eh, continueranno a, a insegnare geografia, dove Timbuktu o storia, chi era Giulio Cesare, ma no, quello non servirà più, perché tanto lo potrebbero trovare eh, su internet. Il problema è selezionare le notizie giuste su Giulio Cesare o su Timbuktu. Tanto mi era capitato da suggerire un bravo professore cosa dovrebbe fare, tanto sa che i suoi i suoi studenti che sono più, più bravi di lui a eh, manipolare queste cose, se gli dà un'esercitazione, copiano. Okay? E copiando su un materiale così vasto, neanche il professore può sapere se e dove hanno copiato. Allora l'esercizio è, si scelga l'argomento X e copiate pur liberamente, ma confrontate dieci siti diversi. Sull'argomento attraverso questo gioco di confronto emergono le contraddizioni il sospetto che qualcuno dica delle palle che qualcun altro sia mal informato sorge un atteggiamento critico il massimo a cui, a cui si può arrivare con i giovanissimi ecco, ma forse anche con i vecchissimi ecco. più recentemente di Apocalittici Integrati lei ha scritto con Carrier quel volume in cui parla dei libri della loro della loro anche agilità, no? una tecnologia che resiste prodigiosamente. La cioè tecnologia d'avanguardia Adesso possiamo ricordare, c'è cioè, una conoscerci cioè una bellissima presentazione in spagnolo inventata da, cioè, in stile. Apple, in cui c'è un giovanotto che dice benvenido se la esperienza book e spiega a, a modi Steve Jobs tutte le caratteristiche tecnologiche che rendono assolutamente avanguardia questa tecnologia. D'altra parte, diciamo è vero che da qualche parte barcolla e, e i dirigenti dell'editoria libraria spesso si mostrano molto, c è c è molto, molto pessimisti. Ecco e ci dicono che insomma la situazione in particolare le ultime notizie sono in calo i laureati non quasi no no qua, <ride> perché pare che ormai i libri forse li leggono ancora i fonditori agricoltori i laureati invece no è eh, questo <ride> infatti, adesso eh, anche su questo chiedere un po il suo parere ha scritto già tante cose però um, a me viene da dire se vuole anche un po' rozzamente che un confine importante sarà il momento in cui i libri di testo delle scuole saranno elettronici nel cioè momento in cui cioè, da un lato questo potrebbe certamente incrementare anche la possibilità di fruizione eh, di libri eh, da un'altra parte in un certo senso la naturalezza con cui ancora i nostri giovani si avvicinano all'oggetto libro potrebbe, potrebbe venire meno prospettive cioè è sempre difficile guardare al futuro però come vede diciamo, il futuro del libro anche magari a contropelo rispetto ai editori con cui io spesso ho occasione di discutere e, e qualche volta dissento. Anche perché, aggiungo questo, le statistiche sui libri alla fine ci mostrano che non ci sono stati grandi regressi né grandi progressi. Il famoso limite del 50% dei lettori di almeno un libro l'anno sì, si oscilla, però. siamo sempre un po' lì. Chi dice 51% dice 49%. Ecco, mi pare di dire che non c'è un grande spostamento. Ma. In prospettiva, anche da questo punto di vista, che impressione ha? Come vede il Ma, futuro? Bene, tanto, eh, tanto per cominciare, eh, se uno eh, che non può tenere la Trecani in casa perché non ha, non ha spazio, ce l'ha online, eh, questo è un enorme vantaggio. Lo è anche per me. Mentre lavoro, se non mi ricordo la data tale, in circostanze normali dovrei alzarmi, andare su una scaletta, tirare giù una eh, lì la trovo subito. Per un bambino l'idea che non vada più a scuola con uno zainetto pieno di volumoni, che lo fanno rachitico in pochi, in pochi anni, che quindi tutto il tipo dei libri di consultazione... Eh, eh, sia vantaggiosissimo averlo su un iPad, su questo non, non si discute. Eh, nasce il problema, qual è invece il rapporto col, col libro che si legge per, eh, per piacere, per soddisfazione, e lì, vabbè, io partengo con una generazione che leggo volentieri solo sulla carta. Può che darsi che venga fuori una generazione che riesce a leggere eh, Guerra e Pace eh, sul sull'iPad, certo, pesa meno devo dire che ho cominciato quando devo fare viaggi molto lunghi eh, in cui non posso portarmi dietro eh, 20 libri mi, mi sono caricato l'iPad e una volta durante un viaggio in America mi sono riletto tutto l'ultimo volume della Recherche di Prusco e si fa bene, si può non l'ho sottolineato non ho fatto le orecchiette non gli ho lasciato l'impronta della marmellata, che sono fatti importantissimi se poi 40 anni dopo si va in cantina e si ritrova il libro magari della propria infanzia, o della pro con i segni eh, de della sua lettura, eh, lettura passata. Cioè così, quando, come si ritrova una vecchia lettera ingiallita, in figuratevi uno che voglia. Riandare ai suoi amori di 40 anni prima e abbia eh, il facsimile delle lettere sul computer, non, non, non c'è più tormento e, e nostalgia. Ecco, quindi eh, c'è questa ins insostituibilità sentimentale del, del libro. Mentre devo, devo ammettere, invecchiando, la vista non è più quella di un tempo, il poter avere. Un carattere molto grande sull'iPad invece che va benissimo. Quello cui lei accennava prima è invece il fatto tecnologico. Il libro è estremamente più avanzato dei, dei mezzi elettronici perché eh, già a partire dai papiri si conserva per 2000 anni, ma anche solo per. Pensare al libro stampato, sono 500 anni e si hanno degli esemplari del de, de fine 400 che sono di una, di una freschezza... Cioè, mentre non sappiamo quanto rimane magnetizzato un supporto elettronico e non lo sapremo mai perché ogni 5 o 6 anni il computer non è più capace di leggere i supporti precedenti, quindi... Ci dovrebbe essere un luogo segreto nei Carpazzi dove tengono computer di, di, di 30 anni fa e dischetti di 30 anni fa per vedere quanto, eh, quanto durano. Non so se l'hanno mai fatto, ma certamente. Eh, noi siamo dell'età che hanno conosciuto i floppy disk, eh, si buttano via, non c'è più nessuno. I dischetti duri, non c'è più nessun computer capace di leggere. L'USB, c'è ancora una vita breve, poi chissà, Chissà cosa gli succede. È come certe memorie affidate alle cassette per i mangianastri. Adesso nessuna radio portatile li le, 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 le legge. Quindi c'è questo problema della conservazione dell'informazione che non viene garantita da, dai supporti elettronici. E infatti. Uh, certe biblioteche, la National de Paris, eccetera, che digitalizzano tutto, nel contempo mettono anche tutto su cartaceo, magari da tenere soltanto in cantina, ma insomma rimane lì eh, nel caso di, di incidenti. Ecco, questo è. Direi che è, è il vero problema più che il problema psicologico del fatto se mio nipotino leggerà poi meglio l'iPad, eh, che certo manovra meglio quello, eh, c'è niente a fare, è più, più pericoloso. Mio figlio si è accorto che in una settimana aveva speso 400 euro di videogiochi perché rispondeva sì ad ogni... Devo dire che ha scritto una lettera di protesta alla Apple che gli ha restituito i soldi, perché si vede che hanno un sacco di di fatti del genere che vanno per tribunale di bambini, bambini di 5 anni, 400 euro, è un po' costoso. Allora, ehm, sempre ritornando un attimo ad Apocalittici Integrati, che in realtà, come dice lei ormai, probabilmente eh, narra una realtà, tra virgolette, obsoleto, comunque passata. Però eh, l'essere umano in quanto tale, diciamo che poi alla fine rimane più o meno sempre lo stesso. E io vorrei, vorrei sapere da lei eh, quanto è cambiata eh, la concezione che il pubblico ha di se stesso, perché in Apocalitti Integrati si diceva che il pubblico è inconscio di sé come gruppo sociale e subisce la cultura dei mass media. Vorrei sapere se secondo lei oggi noi pubblico siamo più coscienti delle informazioni dei mass media o se essendo così tanto bombardati, in realtà ci ritroviamo ad un'incoscienza totale? e a vivere proprio come i mass media ci comandano, tra virgolette. È una, è una domanda interessante, perché cosa era tipico del, del mass medium eh, tradizionale? Che eh, mentre se io leggo un libro, un trattato di chimica, mi riconosco come appartenente alla comunità dei lettori di Standalo, dei, dei trattati di chimica, persino quando Mussolini parlava da Palazzo Venezia davanti a 300.000 persone, ciascuna delle 300.000 persone era cosciente di essere lì ad ascoltare e a incoraggiare con i propri applausi il discorso del Duce, invece con i eh, mass media, cominciare, cominciare già dalla radio, poi televisione, eccetera, c'è un discorso prodotto da un centro di produzione che arriva a una comunità indiscriminata di, di, di auditori o tele, eh, televedenti che non hanno coscienza appunto di appartenere a un'unità pubblico perché sono tutti e sono nessuno e tranne i casi ci sono ho assistito a dei casi morbosi avevamo una domestica quasi analfabeta, eh, che era convinta che mai buongiorno parlasse a lei ogni giorno, eh. ed era turbatissima di questo, di questo rapporto. Ma diciamo, ci sono stati casi ingenui, morbosi in cui non si riusciva più. Eh, il, lo spettatore. Eh, non riusciva più a distinguere la, la, la distanza tra se stesso e l'emittente del messaggio. Ma in genere si riconosceva l'emittente e non ci si riconosceva come ricettori. Io non so bene sino a che punto la situazione si sia ribaltata, che si sia trasformata. Prima, allora si sapeva chi era l'emittente, la Rai. Mamma Rai. Oggi l'emittente può essere chiunque di voi che sta facendo partire dei messaggi che io eh, intercetto. E questo è uno dei casi gravi di cui ho parlato prima di incapacità di filtrare l'informazione. Quando anche fosse Mamma Rai si sapeva chi era, era controllata dal governo, e si sapeva più o meno cosa poteva dire, cosa non poteva dire. Ed è come quando acquisto il Corriere della Sera piuttosto che Libero o oh, Tempi Antichi, Lotta Continua piuttosto che la Voce della Fogna. Eh, questo permette di identificare chi è che mi sta parlando. Eh, con Internet, non, perché persino quando c'è scritto punto Edu che è eh, sigla di tipo universitario non vuol dire affatto che ci sia dietro l'autorità di un'università perché sono figlie di bignotta che, che vendono pezzi di sito a, a chiunque e, e quindi ci può stare dentro anche eh, il matto indipendente. Quindi primo, difficoltà di, di, di identificare l'emittente, quindi eh, figuratevi la possibilità di, di, di identificare invece chi è che riceve. Cosa succede? Credo che, però, per questo dico che la domanda è interessante perché manchiamo di, di analisi. La comunità dei bloggers o dei twitter di un certo gruppo in fondo eh, si riconosce. I grillini che si parlano tra di loro si riconoscono come, come un gruppo. Ecco. E anche quelli di un sito per eh, lo scambio delle mogli, o per la ricerca pedofila, eh, eccetera, o eh, per la Madonna di Mezugorie. Sì, siamo noi che ci stiamo, anche lì. Cosa vuol dire siamo noi? Sappiamo benissimo che in un sito può scriverci. Uh, una presunta donna bellissima, che invece è un maresciallo uh, dei carabinieri eh, in pensione. Quindi c'è sì la persuasione di appartenere a un gruppo, ma non c'è la certezza dell'emittente. A meno che stiamo facendo un Facebook proprio con i compagni di scuola: ecco, quindi dice, sono Giacomo, sono Giuseppe, più o meno uh, si riconoscono. Ma quello è esattamente il, il momento in cui non gli serve nemmeno perché poi si incontrano anche, anche faccia a faccia quindi ecco, questo rimane secondo me ancora tutto aperto da capire cosa, cosa sta succedendo e ricollegandomi alle due domande precedenti um, secondo lei il divario o anche semplicemente il nuovo approccio alla letteratura quindi l'ebook il libro però per uh, dalla parte non del pubblico ma degli scrittori come è cambiato e in futuro come effettivamente potrebbe essere dato che appunto c'è anche l'avvento del blog l'avvento di twitter quindi insomma chiunque si improvvisa scrittore magari i veri scrittori che vorrebbero l'approccio al libro tangibile rispetto a L'aleatorio approccio su internet uh, falliscono diciamo, nel, nel, nel loro intento. Sì, ma lì ci sono diverse situazioni. Per esempio, Italia non credo che nessun scrittore sia influenzato dal fatto che il suo libro può andare in, in eBook perché siamo la percentuale del 5%. Non gliene frega niente, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista della, della comunicazione. Diverso può cominciare a essere negli Stati Uniti dove la percentuale è più alta, ma non credo che uno scrittore sia preoccupato del fatto di essere letto su carta o di essere letto su schermo. Questo, questo è uno. Poi c'è stato invece dal punto di vista degli scrittori esordienti amatori, una certa rivoluzione perché un tempo eh, esistevano, esistono ancora perché c'è ancora un pubblico molto arretrato, le Vanity Press, cioè le case che pubblicavano a spese eh, dell'autore, dove da il giovane di belle speranze al prefetto in pensione eh, volevano avere un libro, pagavano, il libro gli veniva stampato, non veniva naturalmente mai eh, venduto se volete tutta la vera storia, il mio pendolo di Foucault <ride> la racconta un pochino e va bene, si chiamavano Vanity Press, uno spendeva un sacco di soldi per mandare una serie di copie alla cugina, al macellaio, al medico condotto. Adesso invece è nata la possibilità eh, di scrivere il proprio capolavoro e metterlo. Guardate, è cominciata molto presto: uno studioso noto, Giampaolo Proni, ha scritto un romanzo e l'ha messo su un dischetto o due. Poi l'ha mandato un po' in giro, l'ha visto Boringhieri, gli è piaciuto, l'ha pubblicato e lui poi, in vita sua, ha pubblicato due o tre romanzi. Quindi oggi potrebbe essere un caso, mh, un caso del genere. Quale può essere il problema? Che chiunque avendo il diritto di scrivere e di pubblico, rendere, rendere pubblico, prima anche qui mancano i filtri. Cioè, in fondo l'educazione letteraria nasce per il fatto che uno sa che certi tipi di scrittura gli sono garantiti da entità. Si chiamano Adelfi Einaudi, Bonpiani, e Inaudi Rompiani, e che dovrebbe preferire come modello di comportamento di scrittura quello dell'editore noto piuttosto che. Io mi ricordo nei miei tempi quando ero proprio liceale sulla fiera letteraria che nella mia città ne arrivavano due copie quindi io devo sbrigarmi andare a beccarne una non ho mai capito chi era l'altro e perché no dice, che gli altri alessandrini celebri poi che c'era rivera ma non credo <ride> che la fiera letteraria e e c'era Massimo Franciosa che faceva dei commenti alle poesie che gli mandavano i lettori. Ed erano commenti abbastanza. No? Dice questo verso è brutto. Era molto importante per, per, per un ragazzo sentire una persona presumibilmente di buon gusto dargli lezioni eh, di, di scelta. Ecco. Se invece si comincia a leggere tutto quello, eh, c'è cioè, il rischio statistico eh, di eh, educarsi sul, sul trash come, come quelli che, che si educano su certi film e trasmissioni dove dicono cazzo tutto il giorno e poi continuano a dire cazzo tutto il giorno non, non escono più da quel, da quel modello questo è un altro poi eh, c'era la possibilità che gli editori potessero selezionare online dei testi che gli piacevano e quindi gli permetteva di individuare il giovane esordiente. Credo che all'inizio sia successo, ma se la quantità di materiale in circolazione aumenta anche l'editore non ha più possibilità di selezione. Il mettere le cose online può liberare le case editrici dal fastidio di ricevere manoscritti che intanto nessuno legge. Non è mai accaduto che uno ha avuto pubblicato un manoscritto inviato a una casa editrice perché è già un modo di autocondannarsi: io sono niente. E vi mando. Eh, volete sapere invece come si fa? Ma la mia risposta è sempre: non scriva telefoni, quindi. Anche lì eh, sì, si liberano un po' le case editrici, però per ragioni un po' di cassetta, un po' di follia, ecco che fanno trasmissioni come quella con gli scrittori, eh, master. E questo va a incoraggiare di nuovo tutti i dementi eh, di, di mezzo mondo. In più ci ha messo dentro anche tra i giudici dei personaggi della casa editrice, io li avevo avvertiti, state attenti, vi arriveranno 10.000 eh, manoscritti siccome siete apparsi in pubblico dovrete davvero leggere, dovrete assumere 100 lettori, che va bene per tutti quelli che cercano un mestiere, ma voi andate in rovina entro la fine, fine dell'anno. Niente, l'hanno fatto lo stesso, si stanno incoraggiando ormai un sacco appunto di persone, non solo a mettere il loro manoscritto nella bottiglia, ma di cercare... Anche di, di mandarlo. Per fortuna in quella trasmissione fanno maggiore brutta figura di analfabeti giudici dei concorrenti e quindi forse ci si salva. Ecco. Eh, mi viene da dire che in realtà le potenzialità della rete, adesso non, non sono qui a fare la difesa d'ufficio della rete, qualche volta si sono mostrate, cito solo un caso, quello di Michaela Murgia, che ha cominciato con un blog da cui è nato il mondo deve sapere, è uscito da e poi sono una buona scrittrice senz'altro, aggiungo, peccato che poi sia messa in politica, ma questo la togliamo dalla discussione. Eh, quindi da un certo punto di vista ci sono delle potenzialità, però, mh, e qui mi riferisco proprio a un dibattito che mi capita di avere in varie occasioni con i giovani scrittori, eh, io ho l'impressione che le cose stiano cambiando e, e cambiando in un modo... Che non era prevedibile, o quasi una mia, non dico teoria per carità, ma sono ipotesi al merito. Mm, C'è cioè da un lato è chiaro che siamo tutti bombardati da miliardi di informazioni da tutte le parti, non so più dove guardare. E come giustamente diceva lei, la rete pone un problema straordinario di autorevolezza delle fonti. D'altra parte, eh, appunto, molti scrittori sembrano manifestare un'idea eh, forte di letteratura che può essere per certi aspetti quasi sorprendente, cioè in tanta. Eh, diffusione, omogeneizzazione, laicizzazione, però spesso mi confronto con scrittori, appunto diciamo fra i 25 e i 45 anni, quindi oh, ancora giovani, che mostrano mh, una fiducia che potrebbe apparire quasi cieca nei confronti della letteratura, della sua forza, della sua capacità di comunicare qualcosa di diverso. Ho quasi l'impressione che questo sia un risultato di contrasto, cioè di fronte alla pappa generalizzata dell'informazione, la letteratura prova in qualche modo a eh, sopravvivere, però dice per sopravvivere ho bisogno diciamo, di una differenza di potenziale immediatamente percepibile, altrimenti non ce la faccio. Ecco, ma nasce un culto parere. della letteratura in ogni periodo di crisi, hm? di cui, da cui il rischio del rifugio nella torre d'avorio, eh, il decadentismo, eccetera, però eh, è vero, ma perché? se qualcuno a Modena a cattolica eccetera fa delle conferenze di filosofia va a 10.000 persone, ma siamo pazzi, lo pensavamo noi che, che, fosse, che fosse possibile, che vanno delle folle travolgenti a sentire conferenze di critica di filosofia. Ebbene, è esattamente un, una reazione di questo tipo, in mezzo alla Papa voglio almeno un posto dove... Dove mi, 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 mi abbevero nel modo giusto e forse anche in mezzo all'anonimato della rete. Erano come le raccomandazioni di Woody Allen: Se vuoi cercare ragazze, vai ai concerti, perché nel, negli intervalli eh, vi vedete, quindi si va anche alla conferenza di filosofia perché si trovano duemila giovani tutti insieme, poi vanno ai bar, eccetera. Giusto, cioè, se no, una volta era nelle sale da ballo. Ma, Adesso non è che in discoteca puoi avere un approccio amoroso. No? Quindi, no. Quindi sì, c'è certamente, certamente questo, questo fenomeno. Eh, vabbè, dico, la, la, la società sempre, ha sempre delle capacità di, di, di recupero, naturalmente si tratta... Si è poi neanche tanto di, un, di una minoranza, perché quando poi parliamo di queste folle che vanno al Festival della filosofia di Modena sono abbastanza, sono abbastanza consistenti. In fondo, anche calcolando l'aumento di popolazione, c'è molta più gente che si occupa di queste cose oggi che, che quando eravamo giovani noi. Quindi così come. Ci sono le librerie cattedrali che sono ancora piene di, di ragazzi, magari non comprano, leggono lì e eh, va bene, ok, ma eh, toccano il libro. Mentre quando ero giovane io, si aveva paura di entrare in libreria perché c'era un signore vestito di scuro che chiedeva cosa desiderava, ci aveva fatti foto e eh, si usciva. No? Quindi adesso invece è cambiato cambiato rapporto anche quantitativamente ecco. quindi va bene sì la letteratura come salvezza dall'anonimato ma è una vecchia idea sempre, sempre. quanto diceva la murgia eccetera guardi che però questo rapporto è sempre esistito eh, ecco cosa si risponde al, al giovane scrittore a cui si dice che non deve mandare i, i i libri alle case editrici, cioè, ma allora come si fa? Ma incominci a partecipare al dibattito del circolo, lo scrivi sulla rivistina, poi polemizzi con un altro e può succedere che due o tre anni dopo ti telefona l'editore e dice, guardi quella roba lì è successo a molti, direi che tutti quelli, in grosso modo, che pubblicano è perché gli è successo così, non perché hanno mandato eh, il manoscritto o perché erano raccomandati. Quindi internet può agire nello stesso modo, forse su una piattaforma più vasta, ma anche lì con tutte, tutti gli inconvenienti che l'editore che leggeva la rivista Quaderni Piacentini, che era un ragnetto fatto da, da quattro scalzacani in una città eh, modestissima, però lo leggevano e lì trovavano l'autore. Eh, come ecco, su internet è più difficile identificare un nucleo, un gruppo, quindi anche l'episodio eh, Muge è una sì, digitalizzazione di una, di una tendenza che esisteva, che esisteva già, salvo che si cominciava a pubblicare recensioni di film sulla rivista il, il settimanale Diocesano per esempio. Lato scrittori, ecco l'impressione che in qualche modo ci sia una resistenza del prestigio della letteratura che è ancora dura in generazioni ormai molto giovani, del resto aggiungo mh, la percentuale più alta di lettori è fra i 15 e i 34 anni, cioè dalle parti dell'età scolare o, o, o poco dopo, poi per vari motivi cala, questo è un altro discorso. Lato scrittori, ma lato critici, è chiaro che beh, chi poi insegna diciamo, letterature dintorni, All'università dovrebbe porsi il problema, non sempre lo fa. Ma eh, di che cosa ci sta a fare? È chiaro che eh, adesso ci parlerà no, della funzione dell'università. Adesso non, non, non so esattamente eh, che cosa ci dirà ovviamente, però. <ride> No, Beh, però sì. saprà sa, costruire. Eh, come dire. No, no, ma si va ai convegni, eccetera, per sapere cosa si pensa spesso. <ride> come c'è Udiale, ho no? delle idee che non condivido. <ride> <ride> e, però i critici sono una funzione sempre più labile per le caratteristiche anche delle testate dell'informazione, della. Posizione direi sempre più fragile anche di quelle che una volta erano le pagine culturali ecco l'impressione è che sia difficile da un lato avere una presenza sociale diciamo quello che si chiamava una volta il critico militante uno da un altro lato guardando alla critica universitaria e alla teoria della letteratura lei si è occupato di teoria della narrativa e di teoria della letteratura anche e, e mi ha insegnato molto da questo punto di vista, mh, ho l'impressione che ormai da un po' di anni si sia in una fase di, di deflusso o riflusso come lo vogliamo chiamare, per cui la critica si è un po' indebolita dal punto di vista teorico. C'è stata una grande stagione teorica, poi, forse per la disillusione rispetto agli obiettivi di trovare il quid specifico della letterarietà o altre diciamo, questioni, mh, si è un po' come ceduto il campo, ha, a mia impressione, un atteggiamento un pochino più approssimativo, anche qui non vorrei fare in questa sede dove i cultural studies sono molto importanti, una polemica con i cultural studies, però l'impressione è che anche il ritorno ai contenuti spesso sia avvenuto sulla base di una certa fragilità teorica. Che ne pensa? Posizione del critico, statuto della teoria letteraria? Secondo me bisognerebbe ricominciare a farne, abbiamo un po' bisogno, però Magari. non vorrei essere troppo sì. accademico. Secondo me la crisi è quella della critica militante. La critica accademica, sono morti pochi giorni fa Cesare Segre e Ezio Raimondi, eh, che erano due critici. Certamente accademici, anche se Segre poteva fare l'articolo per il Corriere, insomma, i suoi contributi critici sono stati analisi di Garcia Marques lunghe 60, 60 pagine e quella che chiamiamo la critica accademica ha continuato tranquillamente, tutt'al più ha spaventato molti, molti per la ricerca di strumenti sempre più raffinati. Eh, che hanno detto no no si sono allontanati la critica militante invece è fatalmente in declino eh, voi non so, eh, negli anni 30 se, se usciva un articolo non so Gioietti, di oietti faceva, eh, faceva opinione e eh, faceva nascere o morire un, uno scrittore eccetera ora il critico militante non esiste più Primo perché il giornale vuole uscire sul libro che è appena apparso, possibilmente il giorno prima. Il critico militante, se è una persona seria, bisogna almeno 3-4 mesi per leggersi il libro e scrivere. E infatti allora le recensioni uscivano 3-4 mesi dopo. Per poter parlare del libro prima che possa parlarne la concorrenza, bisogna avere l'intervista. L'intervista è quella forma letteraria in cui lo scrittore parla sempre bene di se stesso. È rarissimo un'intervista di uno scrittore che dica il mio libro è una merda. No, non, non, non è quasi mai successo una volta, ma per provocazione fare Bardinelli. Non solo, ma per avere l'intervista il giornale promette all'autore che poi gli farà la recensione. Ma una volta che ha avuto l'intervista e sulla concorrenza sono uscite altre tre o quattro interviste, non gli fa più neanche la, la, la recensione. Quindi non c'è più la recensione. Ridotta anche nei giornali che hanno una buona pagina contro una notizia, è un'informativa, come quelle dei cinema, ecco, sembra Mereghetti, eh, ti dice cosa c'è, cosa succede e basta. Sempre qui è proprio finita la, 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 critica, la critica militante. È un bene o un male? Non lo so, perché il critico militante di solito era un signore un po' pigro che non voleva fare troppi studi di carattere accademico. Si leggeva il libro e decideva lui se condannarlo, perché bisognava assegnare il destino di un autore a un professore in pensione, un po' pigro, eccetera. Non lo so, forse si può campare bene anche senza, senza critiche militante. L'abbondanza la, delle recensioni è completamente inutile dal punto di vista critico, è utile dal punto di vista commerciale, okay, Perché segnala, segnala il libro. Ma ecco c'è questa. Secondo me non è morta la, la, la critica che appunto chiamiamo accademica, da, da saggio, da, da volume. Bisogna andarla a cercare. Ma la teoria della letteratura in che stato di salute è? Boh, mi sono dedicato parte della mia vita eh, a questo argomento, quindi penso che quello che ho detto debba essere ancora valido. Siano stupidi gli altri che dicono di no, ma lì cioè, ci può essere un momento di, di narcisismo. E della semiotica che succede? Lei stesso ha scritto tempi anche abbastanza recenti. Ora, presente per esempio l'introduzione a Canter, Torinco della ricchezza di eh, studi, no? un, eh, un territorio che si è andato allargando a dismisura. Quindi, da questo punto di vista, mi sembra che si possa dire che eh, in buona salute. Alle volte Ma no, o so... anche il contrario. Perché, quando qualcosa non è più una disciplina ma un campo disciplinare, possono cambiare. Io ho sempre detto, ma anche sin da tempi non sospetti, che la semiotica è come una facoltà di medicina dove c'è dentro il chirurgo, l'anatomo patologo, il dietologo, il dentista, ciascuna di queste sono specialità assolutamente indipendenti, molte volte indipendenti. Luna eh, l'una dall'altra che hanno una cosa in comune, la cura per il corpo umano. Basta, non c'è più niente in comune di più tra un dentista e un eh, podologo. Se non in casi cui sia l'uno che l'altro sono molto bravi e capiscono che il modo di usare il plantare possa influire sulla masticazione, ma insomma. E la semiotica è diventata rapidamente una cosa così, quindi è un campo ed è un clima culturale dell'epoca, vorrei dire che anche quelli che non la riconoscono ormai la fanno senza accorgersene. Naturalmente sono entrate in crisi invece le scuole arroccate sull'idea di una teoria unificata e poi si è un po' sfrangiata all'esterno lasciando perdere molte volte la ricerca, diciamo, quella che io chiamavo di semiotica generale, filosofica, centrale. Per farne appunto dei cultural studies, analisi di comunicazioni di massa, analisi della pubblicità. Eh, no. Ecco, però direi che è stata un, una fecondazione molto interessante. Quando i, gli analitici hanno parlato per il nostro secolo filosofico di linguistic turn, la svolta linguistica, loro pensavano alla loro. Uh, svolta una filosofia come filosofia del linguaggio comune, linguaggio ordinario, eccetera. Ma il linguistic, in effetti, semiotic Turn è stato molto più vasto e ha toccato quasi tutte, quasi tutte le discipline. Quindi ha lasciato e lascia una, una traccia, anche se uno uh, non, non se ne rende più conto, tanto che certe volte dico agli studenti. Imparate eh, l'ARS Celandi Artem. Non dovete far vedere che fate della semiotica. Questo casomai nella tesi di Laura in cui userete parole difficili, riferimenti a dottrine. Per far... Ma il lettore non lo deve sapere. O voi gli dite cosa avete visto. Com'è che l'avete visto? Sono cavoli, cavoli vostri volevo chiedere, secondo lei? Ehm... Il tweet, il messaggio, lo stato su Facebook eh, mortificano la scrittura o possono essere anche degli interessanti esercizi di stile? Ma guardi, l'avvento del telegramma non ha cambiato la storia della letteratura. Arrivo venerdì in forma Giuseppe, stop. Ok, siamo abituati a, a comunicazioni del genere, ma questo non ha neanche abolito la lunga lettera affettuosa. Ah, adesso sì, le, le scritture tra giovinetti col, con i segni eh, o col, um, per uh, la X, per... per ma già era successo a un esame. Allora, lo studente ha parlato di quel capitano Garibaldino che si chiamava Nino, Perì, Nino, eh, Biperio, Nino Biperio, quindi Bixio, Nino Bixio. Ecco, questo può, può sì, allontanare dalla buona scrittura, però un grosso pubblico che una volta non ci si sarebbe neanche. Neanche avvicinato, non credo che produca, casomai, uh, abbiamo detto, l'avvento la, la, della macchina da scrivere ha incoraggiato la scrittura di Hemingway, ma uh, ha permesso a Faulkner <ride> di avere un altro tipo di scrittura eh, senza, senza che si lasciasse. Quindi, questo direi di no, ecco. Perché anche la capacità di dire una buona idea in 140 battute è mica male. Io sono entrato in televisione nel 1954, avevamo fatto un corso, un grande giornalista che era Emilio Gennarini e ci ha insegnato una cosa che mi ha servito per tutta la vita. Dava un filmato di due minuti e bisognava scrivere e poi dire il commento al filmato in due minuti. Poi il filmato rimaneva lo stesso, bisognava dire la stessa cosa in un minuto. Poi il filmato rimaneva lo stesso e con più pause bisognava dire la stessa cosa in mezzo minuto. Eh, se molti giornalisti imparassero la cosa così non, non, non sarebbe male. Tanti nostri colleghi che non sanno finire entro i 45 eh, minuti, eh, che io dico sempre come ho detto di un altro illustrissimo, hanno un'accelerazione meravigliosa ma mancano di servofreno <ride> eh, volevo sapere soltanto in, um, un, un semplice parere sulla trasposizione cinematografica dei libri cosa secondo lei se può effettivamente um, dare valore alla conoscenza di un'opera letteraria o se alcune volte appunto la mortifica non, 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 volte sono non le do un breve parere in argomento però può andare a leggere le 400 pagine del mio dire quasi la stessa cosa dove si parla di tutte le modalità di cosiddetta traduzione certo che può servire a fare una ragazzina è stata vista entrare in una libreria dopo che aveva circolato il film in nome della Rosa e dice guarda hanno già tratto un romanzo dal, dal film e quindi, <ride> quindi ho favorito L'informazione, c'è caso per caso. Io continuo a essere convinto che il gattopardo di Visconti è più bello e profondo del gattopardo di Lampedusa e che la Morta Venezia di Visconti invece tradisce e mortifica la Morta Venezia di Mann, pur essendo un ottimo film. In sé, se non fosse esistito Thomas Mann, eh, potremmo accontentarci varia da caso a caso anche all'interno dell'opera di, di, di uno stesso autore. Se la mette sul piano commerciale, benissimo, che un libro venga tradotto in film, fa poi vendere il libro. Questo indipendentemente dal fatto che lo tradisca o lo... Io mi ricordo che dopo il nome della rosa ho detto all'editore di non vendere più i diritti per film, e così è stato detto di no a Kubrick, che mi è sempre poi spiaciuto, perché, è, perché mi aveva dato sui nervi che un altro signore avesse deciso, per i lettori futuri, che faccia doveva avere il personaggio tale o il personaggio... ma chi sei tu, come ti permetti? Ecco, questo mi aveva dato noia come autore, che qualcun altro avesse predisposto... Il modo immaginario della lettura, ecco. ma questa è una sensibilità di, 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 di autore. Ecco. In dire quasi la stessa cosa, lei appunto pone i termini della traduzione, in una vera e propria negoziazione. Ecco quello che volevo chiederle io, cosa ha significato per lei negoziare con style di CNU. È stata anche quella. Dunque, io ho cominciato sì. Molto tardi a capire il problema della negoziazione, che diventa per me un fatto teorico con Kant e l'Ornitorinco, col libro sulla traduzione, eccetera. Negoziamo sì, sempre. Nel caso, ogni traduzione è una negoziazione, ok, ma è una negoziazione ai minimi termini. Io cerco di, nel caso di Quenot eravamo di fronte a esercizi di stile di cui alcuni, per dirla molto alla buona, giocati sul significato, ma alcuni giocati sul significante. In quelli giocati sul significante era inutile tradurre, perché veniva fuori tutta un'altra cosa e quindi bisognava negoziare delle, delle variazioni. Mi ricordo che Calvino aveva informato che no, che un suo traduttore avrebbe visto la cosa così, lui aveva detto va bene, poi è morto nel frattempo, quindi non ha mai potuto vedere la mia, la mia traduzione, ma è ovvio che in certi casi ho negoziato abbondantemente, c'era il caso, come si chiama, del, del discorso di quello che si imbrogliava in francese, era un coso un po' così da, da provinciale, io l'ho trasformato in un discorso da coatto in un'assemblea del 77. <ride> Eh, vabbè, allora è, 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 è quasi non è più traduzione, è una sfida, eh, adesso gioco anch'io il tuo gioco e vediamo come ce la faccio.